14 luglio, San Camillo dell'Ellis, il fondatore dei Camilliani, i ministri degli infermi, colui che quando si consacrò appunto al Signore fece il quarto voto di servire gli ammalati, anche i più ripugnanti e anche se appestati, volle mettere una croce rossa sulla tonaca nera. E questa croce rossa, che poi è anche all'origine dell'organizzazione civile laicissima della Croce Rossa, è rimasta ancora sull'abito dei Camilliani, dei ministri degli infermi. Dunque la vita di San Camillo è veramente un'avventura, è romanzesca e potrebbe essere romanzata nel suo racconto. Lui nasce nel 1550, nasce a Bucchianico, nell'Abruzzo, provincia di Chieti, e nasce da una madre ormai sessantenne, con i capelli bianchi. E le cronache ci dicono che lei si vergognava di essere incinta a quell'età perché aveva avuto un figlio dopo i 20 anni e quindi era già avviato verso l'età matura questo figlio. E uscire incinta a 60 anni, ecco, non era una cosa normale, non è una cosa normale neppure adesso. Figuriamoci nel 1500 che non c'erano i mezzi di adesso. In ogni modo, nasce questo bambino che viene chiamato Camillo, proprio come la madre, e 8 mesi dopo la sua nascita il papà muore, perché era anziano già. Questo bambino, al di là, che era nato da una donna già avanti negli anni, nasce grande e si sviluppa in modo forte, con una salute eccezionale e una statura che per l'epoca era eccezionale, arriva quasi a 1,90 m. E fa il soldato di ventura, cioè fa il mercenario, ma era pieno di vizi, oltre che di salute, per cui un giorno addirittura, dopo aver finito il suo servizio militare, quindi aver avuto una lauta paga, se la gioca tutta in gioco d'azzardo, questa paga, e perde la proverbiale camicia, quindi addirittura ha solo i pantaloni che arrivavano allora fino al ginocchio, quindi non ha più niente, non ha proprio niente. Quindi chiede aiuto ai frati, prima a Manfredoni e poi a San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è il convento della Madonna delle Grazie che poi qualche secolo dopo vedrà questo grande gigante della santità che è Padre Pio, e il luogo anche della conversione di Camillo dell'Ellis. Infatti lì un frate lo confessa e un giorno mentre lui faceva un lavoro per la comunità dei frati cappuccini, mentre attraverso una valle che veniva detta Valle del Diavolo, improvvisamente gli vengono in mente, gli ritornano in mente i discorsi, le frasi del frate cappuccino che gli diceva: figlio mio, nella vita nulla conta come l'anima, perché solo l'anima è eterna. E in quel momento lui si inginocchia e chiede perdono a Dio, si confessa di nuovo, fa una confessione generale, vuole diventare cappuccino, ma la veste dei cappuccini di allora era molto ruvida e pesante e gli provocava il fatto che una piaga che egli aveva sul calcagno non gli guariva. Per cui non solo deve lasciare l'ordine cappuccino, ma deve ricoverarsi anche. E qui ha modo di vedere la condizione degli ospedali di allora, a Roma, Santo Spirito, San Giacomo, ecco, ospedali in cui non c'era pulizia, non c'era cura materiale, non c'era cura spirituale, non c'erano persone che si occupavano degli altri, le persone venivano portate lì e per lo più o guarivano da sé o morivano. Allora lui sente nel suo cuore l'impulso a fondare un ordine dopo essere stato lui a occuparsi dell'ospedale del Santo Spirito per tanti anni e lo fece rifiorire questo ospedale di pulizia, di cura materiale, chiamava i medici
elemosinava soldi per pagare i sacerdoti e i medici per occuparsi del corpo e dello spirito degli ammalati. A un certo punto lui poi, ecco, fonda quest'ordine che viene approvato da Gregorio XIII, i ministri degli infermi, nel 1584, e quest'ordine fiorisce. Naturalmente conosce anche egli la notte spirituale. Vengono diffuse calunnie sul suo conto, opposizioni. Una notte, mentre contempla il crocifisso, ha la tentazione di lasciare tutto e fuggire, ma sente la voce del crocifisso, la cui croce rossa, come il sangue del Salvatore, era stata cucita sul suo abito, sulla sua veste nera, e il Salvatore gli dice: Camillo, non temere, perché quest'opera non è tua, ma è mia, e nessuno riuscirà a distruggerla. E quindi questo lo rinfranca, si riprende, e morirà poi santamente agli inizi del XVII secolo, il 14 di luglio. San Camillo, donaci la capacità di capire che il dolore dei malati, come diceva un altro santo medico, San Giuseppe Moscati, non è un guizzo di nervi, ma è un grido dell'anima, e donaci la capacità sempre di poter dare, di saper dare assistenza spirituale a coloro che soffrono. San Camillo dell'Elis, prega per noi.